A questo punto prendiamo il nastro isolante e tagliamo tanti pezzettini per 16 tiranti per fare la segnalazione dove vanno messi i tiranti e li prepariamo così. Si sono già preparati, sto tagliando un altro pezzettino così. Ok. A questo punto ancora. Siccome abbiamo misurato la corda piombata che è di 13 metri, dobbiamo fare la divisione per 16. Quindi 16 metri diviso 16 tiranti fa 81 e qualche cosa, comunque 81, 80 facciamo, 81. E misuriamo, cominciamo a misurare. Primo, e mettiamo un segnalatore così. Allora qua ci va il tirante. Il primo tirante va. Poi misuriamo. 80 nel banco, io ho già il metraggio che me lo sono preparato. E andiamo avanti così. Qua va un altro, che sono due. Poi andiamo avanti. Così. Qua ne va un altro. Sono tre. Ok, per adesso va bene così, poi vi farò, faccio vedere, adesso continuo da solo, tanto l'avete capito, e poi vi faccio vedere come si mettono i tiranti. A dopo.